Io ho detto una cosa e ce lo faccio. Ogni sub sarà un tatuaggio sul mio corpo. E il fatto che ne arrivano tante è solo meglio per voi. Per me no, ma per voi sì, e quindi questa qua è per voi. Siamo buoni ad oltranza su Twitch. Intanto, prima di invitare il prossimo ospite, vorrei un attimo ringraziare chi ha donato con tier maggiori di 1. Quindi sto ringraziando le persone che hanno donato di più, le persone migliori della chat, della live. Silenzio in sala. Davide Baronco, tier 2. Collerico, tier 2. Semplicemente Matteo, fai schifo perché hai un nome stupido, però tier 3, sei il migliore di tutti. Sorono Gifted. Che vuol dire sta cosa di Dragon Ball? Dragon Bobo. Un tizio ha regalato un tier 1 all'altro, non ci importa. Bravo, hai regalato un sub. Però ho detto il tuo nome, quindi sei contento. Coach underscore Rox si è abbonato al tuo canale tier 3, grandissimo. Hendrix 10 si è abbonato al tuo canale tier 3, grandissimo. Vi voglio ricordare una cosa, che i tier 2 saranno tatuaggini diversi, perché dentro ci sarà un po' di viola, mentre invece i tier 3 saranno d'oro. Quindi ogni volta che si vedrà la mia schiena, ci sarà un sacco di volte nelle fiere, perché qua non si può fare perché i capezzoli fanno male al cuore. Mi direte: Marco, fammi vedere dov'è il mio tatuaggio d'oro, io qua. Quindi, ma introduciamo il prossimo ospite con il suo audio. È un pro player di Hearthstone e altri giochi che fanno infuriare Marco. Ha una malattia che fa confondere un po' tutti i vegani. Assomiglia a Davide Morabito, l'ex cameraman di Marco. Dai, cercatelo su Facebook. Viking! Ma grazie, grazie Simone! Ma ciao amore, come stai? Benissimo. Grazie, chi sei? Sono Marco Merrino, piacere. No, vabbè, dai. Omonimo, un omonimo. Allora, io vorrei dire una cosa. Io, dove guardo? Uno, Marco, due? Marco Merrino. Due. Pablo? Quella là, andiamo qua. Allora, questa. È stato molto interessante come ci siamo conosciuti noi, perché tu mi hai conquistato, okay, parlandomi della tua cosa peggiore. Ah. E sai perché mi hai conquistato? Perché a Messina, amicizia, amicizia a Messina si fa così, tipo: l'ho coltellato mio nonno ieri, pure il tuo, l'ho coltellato io, si abbracciano. Quindi è molto rinforzo negativo. Okay. Quindi mi hai dato il rinforzo negativo peggiore di tutti. Il più potente. Mi spiace. Allora, posso dire cosa mi ha raccontato? Certo, allora, certo. A quanto pare, guardiamo là. A quanto pare il nostro amico Simone Viking Plays, sì, non può mangiare cose sane. No. Spiegamolo un attimo. Ci sono molti iscritti che non ti conoscono. Ciao. Che cazzo vuol dire questa frase? Scusa. Tutto quello che fa bene nella vita, frutta. Manca le carezze. Ah, no. No, per carità. Cibo. Roba che da mangiare. Ok. Frutta, verdura, tutta questa roba qua è morte per me. Morte? Sono allergico. Non malattia, no. Allergie, morte. Un'allergia estremamente rara. Anziché essere allergico a un alimento, uno di solito è allergico alla banana, al pomodoro. A una merda di quelle cazzo di cose là. Esatto, io sono allergico a una proteina. E quindi questa proteina è contenuta in tutta la frutta e tutta la verdura del mondo. E quindi io sono spacciato. Non posso farci niente, integratori, morto. Frutta, mangio, morto. L'insalata, ho fatto delle litigate con mia madre che non mi credeva prima che facessimo, no, un test. Mamma, stavo morendo. Ma è l'insalata! Nessuno muore per un'insalata, è acqua, cazzo! Come cosa vuoi morire? È acqua! E invece ci ho quasi lasciato la pelle, anche mangiando un'insalata, e quindi niente, questo è... Io sono allergico a tutto quello che fa male. Invece, tutto quello che fa bene, tutto quello che fa male, invece, sto benissimo. Il mio fisico dice, ah, Burger roba... King, andiamo a scopacciata! Bellissimo, dolcetti, cose, carne, pasta. Facciamo così. Tutto se bene. Diventiamo abbastanza amici da invitarti al mio compleanno, lo organizzerò a Roadhouse. Bene. Così bene. Dopo sarà a posto. Benissimo. E quando andiamo al sushi faccio compagnia. Mangio. Perché il sushi non c'è tanto verde. No, beh, però sono allergico. Riso. Sono allergico anche. Ah, visto, ecco, quindi è proprio una vita trappola. Sì. Sì, sono allergico anche a molte cose che hanno a che fare col pesce, col sushi, eccetera, eccetera. Ah. Ad esempio, l'alga intorno a l'alga nori morte, e crostacei morte, beh, ce ne sono parecchi. Granchimo. Quindi, sì. Cosa ti volevo chiedere? Quindi, cioè, è interessante in un grottesco modo il fatto che per te sentire nel gruppo WhatsApp o comunque sia, sì, ragazzi, andiamo qui,
La prima cosa che pensi è non è mangiare questo, è cosa si mangia. Allora, in realtà no, perché è da tanti anni che è così ormai, no? Quindi ci ho fatto talmente tanto l'abitudine che so che quando arriverò lì, in realtà questa cosa ha anche dei lati positivi. Cioè io prendo un menu in mano e ci sono una serie di X nel mio cervello, no? Quindi in realtà poi io scelgo abbastanza in fretta quello che ho da mangiare. Okay. Posso scegliere tra tre cose, massimo due, okay. E quindi fa o questo o quello. Di che hai voglia oggi? Va, andiamo lì. Quante, realtà, quante spiegazioni devi dare al cazzo di cameriere? Mamma mia. La vuoi volta, una foglia? Ogni volta, ogni volta. E anche perché non mi credono. Mi prendono per uno a volte, di quelli no, un po' che dicono, un po' schifettosi, un po'... Noi, sì, 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 questo pisello... Questo pisellino... perché tanto non ci credono, uno non può essere a tutta la verdura, non può essere... Cioè, ma anche se, cioè, se, tu, se io fossi un cameriere e uno mi dicesse questa cosa qua, sì, non ci crederei. Vedi, infatti... Tipo, questa cosa, cioè, mi stai prendendo per il culo, esatto. Vuoi prendere per il culo il locale... Esatto. E quindi questa cosa a volte mi mette in difficoltà, a volte loro non mi credono mai, però fanno finta di credermi e la cosa va bene, certo sommato. Sì, 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 dico, vale sì, una sì, zuppa sì, di carne. Patatine fritte? Buona, patatine fritte, va bene. Ah, go, vero. Capito? Quelle patatine no, 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 patatine fritte posso. Per carità. Ah, però perché mi avevi spiegato che la frittura forte, oppure una cosa estremamente cotta, perde la proteina insieme a tutto ciò che farebbe bene di quell'alimento. Spinaci bolliti? È molto bolliti. Molto bollito. Che vuol dire che... Che già fanno schifo da soli. No, vuol dire che fanno schifo e però se tu li devi bollire così tanto, perdono tutto quello io che io comunque buono. Il rischio non lo correrei. No, no, sì, ma non ne vale la pena. Non hanno niente di proteico oppure di buono. Di buono, per, certo. Capito, per il corpo umano. Quindi. Allora, oggi giochiamo a un gioco che non so se conosci. Io più o meno. Ok, si chiama Hearthstone, sì, che sì, è un riferimento alla pietra che su WoW ti fa tornare nell'inn sì, dove hai salvato. Sì, 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 sì. E giochiamo al... Ho fatto una 30.000 vittorie su questo gioco. 30.000? Circa. Ok, ma 30.000 contro persone vere, non contro sì, il tutorial. Circa. Ok, ok. Io mi incazzo molto in questo gioco, tantissimo. Potresti aver fatto un video su questo argomento oppure oh, no? Allora abbiamo, okay. Hai già. Ti stai avvicinando sempre più a invitato al compleanno. Stiamo arrivando. Va bene. E ti porto nel posto peggiore del mondo. Io ho apprezzato molto le gag della serie. Su questa mano non puoi fare mulligan. E gag di quel tipo lì che davano proprio l'idea che tu avessi effettivamente speso del tempo su Hearthstone. Assolutamente. Quindi assolutamente. Quello l'ho apprezzato. Di certo, non come un pro player. Però secondo me anche il casual player può parlare un sacco di un ma gioco. Ma sì, ma io sono un buffone, sono un casual player anch'io, non ti preoccupare. Dobbiamo fare un po' di avventure secondo me. Allora, è uscita Tombs of Terror. Yeah. I salvatori di... Ul Doom. Così, è Ul Doom. Già Andrea ci picchia se diciamo sì, cazzate. E vogliamo intanto ringraziare la Blizzard per questa opportunità, ricordando che salvatori di Ul Doom c'è Free, la prima ala, e poi proprio come Rakatakank Rumble, quelle di prima, le Boomsday, tutte queste robe qua. Rastakans Rumble, c'è c'è semplicemente la prima ala gratis, le altre se volete le potete acquistare anche con i gold che sono direttamente in gioco, oppure... Ah veramente? Questa cosa lo sapevo, certo, cioè puoi acquistare le altre ale col gold. Certo, quanti certo, gold per acquistare 700, una... 700 credo. Che 700 non sono neanche così tanti. No, beh, insomma, se tu sì, giochi tutta la settimana... Okay. Siamo in game ragazzi, siamo nell'overlay, non siamo nell'overlay del gioco. Va bene. Va bene, allora parliamo un pochino. Il mio personaggio preferito di questa espansione è Reno, il grande esploratore. Non sei credibile. Ok, allora parliamo di cose vere. Dai, qual è? Io non vedo niente. Ok, okay, siamo, okay in game. Siamo in game. Siamo nell'overlay adesso. Siamo in game. Però allora, il discorso è interessante. Yes. Qual è la tua? Il tuo audio preferito di arrivo, di morte e di attacco? Allora. C'era quello che tra l'altro hai citato anche tu una volta, che purtroppo adesso non è più in gioco. Quale, quale? Frattaglie fresche! Frattaglie fresche! Frattaglie fresche, come Battlecry era meraviglioso. Come attacco invece, il Doomsayer. Il Doomsayer? No, no, il Doomsayer è la 2 mana 07 ah, che sì, muore. Sì, non che attacca faceva, quasi faceva, mai, faceva? Praticamente. Che faceva? Non attacca quasi mai. Quando muore dice, lo sapevo! Perché giustamente ah sì 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 lo sapevo cosa. Lo sapevo giustamente che uccide tutti quelli là che stanno uccide tutti campo, quelli okay, che stanno sul campo. Di attacco onestamente sai che non lo so, non allora non ci ho mai pensato. Io di morte Leroy Jenkins, chiaro, quello è almeno il pollo quello bla. Sì, quello è e sai che lo so fare molto simile Leroy Jenkins. No, mi spiace.
Ci sei andato vicino. Allora, arrivo. Leroy! Scusami, faccio schifo. No, vedi. Però sei molto sincero, grazie. Un fan mi avrebbe detto... No, fai cacare, Marco. Grazie, grazie. La mia preferita è... Il libro chiacchierone. Mamma mia. Di morte. Fine. Perché alla fine di un libro c'è scritto fine. Non in tutti, ma è la fine. Intelligente. In più... allora, quella come morte. Beh, ci sono divertenti, molto divertenti. Quello quando attacca. Quello quando attacca. Non so, quando attacca, non saprei. Quando arriva, invece. Dai, pensaci. Io direi iniziare. Va bene, hai visto. Allora, io ho finito la. Allora, io ho finito la prima ala. La seconda ala. E sono la terza, però sono rimasti molti HP al boss. Quindi dobbiamo cercare di vincere, ok? Cioè, mi ha spaccato il culo molte volte. Ok, dobbiamo cercare. Sei terribile, Marco. Di battere Krantus. Okay, vabbè. Ok. Go! Va bene. Io mi sono cercato, sei sempre Reno. Non voglio battere gli altri. Va bene, d'accordo. La mia impostazione base è l'amico. Lei Flame Poe. Sai che non l'ho mai manco giocato mai io questo. Lui non l'ho mai giocato. È molto interessante. Dove hai tirato una spell, la tiri di nuovo. Sì. Sullo stesso peschi target. Invece di due carte 4. È rotta. E spacca i culi. È rotta. Spacca veramente i culi. Molto forte. È questo qua. Okay. È incredibile. Beh, sì, ovviamente. Quello è fortissimo. Uso sempre o questo. Ah, prendo questo. Quello che vuoi, no, quello che questo. Vuoi. Vinciamo lo stesso. Dici? Vinciamo lo stesso, non preoccupare. Ah, una piccola spiegazione, magari non avete visto la nuova avventura, una cosa molto peculiare. L'eroe che ha scelto lui in particolare è Mage Misto Rogue. Quindi anche tutti se gli eroi sono misti. Tutti gli eroi sono misti, quindi noi abbiamo due classi insieme. E Mage Misto Rogue per questa run, e quindi adesso iniziamo con un deck terribile, che fa veramente schifo. Però alla fine di ogni boss praticamente ci fa scegliere una reward. E dall'inizio e ogni due boss prendiamo un tesoro che cambia radicalmente il game. Esatto. Il mio preferito è il... essendo che il Mage deve molto costruirsi come gioco, l'avversario passa due turni, è il mio preferito. Okay, forse okay, Danube, okay. Shane, no, ci sta. E io sono impressionabile in questo gioco. Oh, questa carta 10-10, devo scegliere quella. Adesso ti faccio fare io due combo forti, vai, vediamo. I primi nemici saranno con pochissimi HP, anche noi avremo pochissimi HP, di vita. E poi praticamente a mano che andiamo avanti loro diventano più forti, noi diventiamo un pelino più forti. Ok. E vediamo di non fare figuracce. Allora, tu le giocate tutte le ale? Giocate tutte, vinte tutte, anche in eroica. Eroica è la modalità più avanzata praticamente. Ah, ok. Cosa cambia? E praticamente da scommessa che è eroica questa qua, tu non hai questo, però lui sì. Perché no, so no, che no, l'eroica no. È bastardo. Di solito è il potere eroe avversario a cambiare, che è molto più efficace. Ah, che già, magari che anziché, lì dopo sono anziché costare due, magari costa uno, cosa del genere. E poi quello che cambia è a volte la struttura del deck. Cioè, a volte loro hanno delle carte nella modalità standard che sono un po' così, un po' stupidine. Mentre invece nella modalità eroica sono tutte carte toste. Bravo, mi piace, un po' di danno. Allora, la questione è questa. Questo è chiaramente molto facile da battere tra due ma turni. Ma possiamo anche mettere tutte le robe. Tra due turni è morto. Però per quelli più avanti dobbiamo ragionare su quello che c'è per terra. Praticamente in quest'ala sì, ti dico, boom. Sei pazzo, man. Come boom? Ma questa era a posto. Ah, sto scherzando, proprio così. Un po' dove? A posto. E quello che vedete in terra, quella sorta di praticamente sarcofago, si apre quando muoiono dei pezzi sul tuo board o sul board avversario. Se, per esempio, se a noi ne muoiono 5 nel nostro board, arriviamo lui. Però guarda di là un attimo. Vedi? Perché sono sempre comunque carte belle forti, siamo là. Sì, è praticamente rispetto al costo in mana. Tipo, se una carta costerebbe 8 mana, devono morire 8 pezzi. Funziona così. Ah, non l'ho mai notato, sto. Esatto, quindi facciamoci caso. Si vede bene la differenza fra... Ah, tra un pro player! Sì. E praticamente adesso succede che... Adesso non ce ne frega niente per i primi boss, non ci interessa. Per quelli più avanti, invece, dobbiamo iniziare a farci caso. Fanno schifo tutte e tre. Questa forse è la migliore. Le tue spell... Le Scrolls of Wonder sono stupide, cioè danno una magia a caso. A volte servono.
Sì? Però a volte no, a volte fa veramente cagare. Allora, io sono, tra virgolette, famoso su Twitch per la mia sfiga. Non perché sono forte, non perché sono un pro player, ma perché ho una sfiga mostruosa. E scommetto che sei quella persona che quando gioca senza telecamera sei incredibilmente fortunato. Sì, no. Come fai a sapere? Perché succede anche a me sta merda. Ma è incredibile. Succede anche a me sta merda. Quindi esiste una compilation di giocate più folli del mondo, okay, che le fa Trollden. Io tutte le volte che streamo Hearthstone, insegnami chi è Trollden, perché non so niente di è un tizio che fa praticamente solo dei montage delle play più sfigate della settimana. Okay. Ok. E io sono lì, tipo ieri ho fatto streaming di Hearthstone, stamattina ero nel video di Trollden. E succede tutte le settimane. Ah, non ho capito chi è Trollden. Non è che ci mette chiunque lui, ci mette solo le cose più sfigate. Più sfigate, ma io finisco tutte le settimane là sopra. Piccola parentesi. E io sto mettendo su Instagram una foto per linkare la mia maratona. Lui è l'unica persona che non ha foto decenti. Ho scelto questa. E qui c'è una tizia, l'ho sì, tagliata. Sì, come una, si fa il compleanno? Lei è una pro player vera di Hearthstone. Ah sì? Sì, che vuol dire sì, vera? Sì, sì, sì. No, nel senso che io non lo sono. Cioè, io adesso sono un buffone. Lei invece è ancora una gran giocatrice. Come ti trovo? Così, giusto. E chi è la tizia? Così la salutiamo. Praticamente si chiama Erin di Tempo Storm, per cui poi vedrete, non è molto famosa. Quale prendiamo? Allora, il punto della sfiga era quello. Questo è molto divertente, no? Il Book of Wonders. Ah, il fatto è che quel tizio là uno muore per forza. Ok, tu proviamo il Book of Wonders. Dai, proviamo. Facciamo le follie. Facciamo le pazzie. Facciamo le pazzie, va bene. Ok, sulle cose invece, sulle carte possiamo ragionare decisamente meglio. Beh, a sto punto. Questo è incredibile. A questo punto. Dai. Cioè, andiamo di follie. Io amo il portale. Ok, via. Vediamo il prossimo. Io non ho una foto in HD, amici. A quanto pare non è neanche un profilo Instagram, visto che non ti trovo. Ma come no? Si è scritto anche bene. Internet funziona. Mica tanto. E, è giusto. Ok. Però vediamo. Il gatto. Mamma mia, il gatto del farone. Il gatto farone è rotto. Sì, incredibile. Tieni tutto, tu non te ne frega di fare nulla. No, penso siano buone. Ok. Non giocherò. Oh, guarda qua. Non giocherò ad Aston io. Volevo giocarci, ma non giocherò ad Aston. Io porterò principalmente i nostri amici Smash. Mi tradisci. Vabbè, dai. Ma ti inviterò a casa mia a giocare ad Aston. No, mi va bene Smash perché c'è Terry. Ci metteranno Terry. Ah, in realtà, allora, il fatto è questo: che io, ad esempio, le avventure di prima le ho giocate insieme a Lorenzo. Ok. E a me piace un sacco giocarle insieme a una persona. Sì, ha senso. Quindi ogni volta che esci, se vuoi, possiamo giocare insieme. Ha senso, ha senso. Ti ha dato un'ottima carta. Non credo che ci servirà in questo momento, ma ti ha dato un'ottima carta. Lui fa cose stupide. Lui se muore toglie. Sì, fa schifo, schifo. La metterei. Decisamente. Fammi leggere il suo hero power. Leggi vedere un po'. Allora, lui fa 4 danni suddivisi tra tutti i personaggi. Sono parecchi, però non è preoccupante. No, in realtà. Oh! La prima! Che skill! Fortissimo! Fortissimo! Sei fortissimo! Aspetta, non ne ha. Cioè. Ma sì, dai, che ti frega, dai. Ne abbiamo certo. Due. Ma sì, che ti frega, dai. Tanto. Ah, perché fa 2 volte, però non. Sì, sì, è che non funziona bene. Allora, noi facciamo. No, quello non può andare in testa. Hanno assalto. Ah, assalto e attacca, ok. Esatto. Vabbè, uccidiamo lui. Però possiamo. Esatto. E poi possiamo fare questo. Tanto per velocizzare. Dai. Ah, che cretini, potevamo ammazzare. Hai fatto veloce, hai fatto cose. Scusami. Non ti preoccupare. Tanto abbiamo questa adesso per rifare la stessa cosa, così ti fai perdonare, guarda. Guarda. Beccatevi questo, bastardi. Sbra. No, dovevamo attaccare con tutto prima, perché ora muore qualcuno. No, è sempre low, è sempre in testa, è in testa, quindi vai, sei tranquillo. Ma queste sono troppo facili. Questa carta è fortissima. Lo è. Questa carta è veramente. Veramente fortissima. Lo è veramente forte, sì. Lo è. Lo è anche in alcuni mazzi constructed pochi, però lo è anche. Allora, lui è morto. Easy. Bravo, sei stato fortissimo. Marco, ma come hai fatto? Sembra che ci giochi sempre. Il fatto è che io ci gioco un sacco a questa avventura di notte. Lo sa Daniele. Non mi guardare. Non mi guardare. Ok. Un colpo lo batto. Dai. Stiamo perdendo tempo. Vai. Andiamo sullo shop. Di stile? Lo vuoi fare di stile? Oh, guarda. No, che
fate illusione. Scusami. Brutto. Posso fare di meglio. Adesso, di nuovo, ci darà altre reward. Mm-hmm. Arricchiamo il nostro deck. E la prossima ci darà reward, tesoro, e andremo nella taverna di Bob, che sta gestendo da lontano la maratona, che salutiamo. Ciao, grazie Bob. Bob, ti amiamo. Ciao Bob, grazie. Potete farmi un favore della regia? Potete raccoglierle adesso le 5-10 domande, così che nel mentre qualche partita le leggiamo? Grazie mille. Buona. Fate domande a me e a Simone, ragazzi. Yes. Allora, questa carta la amo. Sì. Anche perché abbiamo un potere eroe buono. Abbiamo un potere eroe ottimo per questa carta. Però dimmi carta. Tu, dimmi tu. No, no. Vai. Vai. Abbiamo un potere eroe ottimo per quella carta. Ed è una carta molto forte, quindi va bene. Sai che in questa ala qua c'è un boss che, se non sbaglio, è uno dei penultimi. Cioè il penultimo. Okay. Che è stupido, nel senso che ha un potere eroe. Scegli la carta che sto per giocare. Bellissimo. E no, te la lì. È facilissimo. Allora, in modalità standard è facilissimo. Quello ti deve preparare all'eroica. E l'eroica invece? In eroica, anziché giocare delle carte normali, lui ha quello svantaggio del fatto che tu gli puoi ma dare sono la completamente giocata. Casuali. Ma sono, no, no, sono carte tutte rotte, sono tutte carte di avventure precedenti, tipo un quindi mana... Quindi non potrai mai capire. Un mana guadagna 10 danni, okay. Un mana guadagna... Perché qui sono contestuali invece, sono, esatto, si vede che sono sue. Sono lì, esatto. Invece nell'altro sono molto diverse, sono molto più forti. Quindi diciamo che tu quando giochi standard... Fai tutta una sorta di addestramento per l'eroica, fondamentalmente è quello. Dici di fare un potere eroe o di andare così? Io dico di fare un potere eroe. Oh! Che... Mamma mia. Mamma mia, ok. Vabbè. È molto più forte, ovviamente. Va bene, facciamo anche la spell. Ah, si è incazzata, si è incazzata di sta roba. Si è arrabbiata, sì, tantissimo. C'è anche la magia... Di questa? Sì, va bene. Praticamente il suo potere eroe passivo è che quando un minion che ha rinascita torna in vita, anziché tornare in vita danneggiato come sarebbe normalmente, torna in vita... Torna full, dobbiamo ammazzarli tutti sti bastardoni. Oppure premi il tuo Europa, oppure fai fare tutto al mazzo da solo. Guarda, fa tutto da solo. Ah no, ah, è andata malissimo. Oh, un'altra roba. Ops. Il mio, io te lo do. Malissimo. Allora, facciamo... Io metterei lui e poi vediamo che succede. Ma sì, dai, va bene. Dici. Sì, però schiantiamo la 1-1 sulla lui, sì. Dai, vediamo. Reclato questo piccolo fammi vantaggio. Fammi vedere un po' lui cosa c'ha di nascosto. Aia, ah, forte, fortissimo. Noi, aia, schifoso, bruttissimo. Perché ne mancano 9 e lui domani la mente. Però perdiamo in questa. Aspetta. Aiutaci. No! Che rischio, buona. Aspetta. Vai, un'altra. Shriek, no, come Shriek? Sta scartando tutto, però ha anche pulito board, diciamo che va, può andare bene. Ok. Allora, io... Addio, quanta roba. Ok. Senti qua. Sì, ti ascolto. No, non senti niente, stavo per dire una cazzata. Ok. Allora, sicuramente ci serve questa mummia, 100%. Ok. Sì, facciamo la mummia e facciamo il pezzo. Bene, bene. Cerchiamo di tenere board. Fondamentalmente, okay. Quindi la 3-2 va sulla. No, no, la 3-2 sulla 1-2. Basta. Perché adesso noi abbiamo lo svantaggio del fatto che lui sì, è già infatti. Nato quello che c'era sul board. A noi invece arriverà tra non si sa quanto. Sì, sì, sì. Quante robe fa lui? Il fatto che ci siano questi uno è buono, bro. Ah, ora ce n'è pure un altro. Okay. Dobbiamo andare di potere eroe. Uccidiamo questo. Bravissimo. Andiamo di potere eroe subito. Bravissimo. Sì, vediamo vai. Anche cosa avanza. Cazzo. Va bene, va bene. A noi va ok. Bene. Sì, sì. Ok. Ancora. Gli nasce un altro pezzo. Okay. Benissimo. Ancora. Quasi. Peccato. Quasi, peccato. Ma andiamo bene comunque. Noi possiamo fare, sì. Mettiamo un segretino? Sì, sì, va bene. Testo? 3-2? No, 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 no. Non puoi andare testa con quello perché è appena rinato. Sulla 1-1. Possiamo giocare così. Ok. Sì, possiamo giocare così. Cosa gli nasce? Minchia. Ma che palle! Ma molto forte. È il nostro... Perché noi facciamo molti meno pezzi. Comunque ci sono capitate. C'è già capitato il 50% delle spell, quella casuali, nei primi due turni. È vero, è vero. Perché all'inizio abbiamo un mazzo con poche carte, quindi ci sono molte cose strane e funziona così. Questo è... No, è una buona cosa che è successo. Questo è ottimo. Questo è ottimo. Abbiamo sempre questa, lo so, lo so. Il problema è che a lui rinasce la 2-5, che dovrebbe rinascere come 2-1, invece torna 2-5. Quindi noi dobbiamo fare questa, la 4 mana. Shelf, ok. Sì.
E anche se non siamo in efficienza, cioè vuol dire non giochiamo bene altre carte, facciamo così. A noi conviene fare questo, perché lui mette... Schianto? No, no, stiamo bene. A noi conviene fare così perché il nostro mazzo ha poche carte, okay. Abbiamo una probabilità molto alta di pescare le 4-4. Quindi se noi peschiamo quelle 4-4 che si mettono sul nostro board, è strautile, dobbiamo starci dietro. Bene. Dai, dai. No, sul nostro. Te l'ho detto, che sono sfigato, io ti ho avvisato, Marco. Allora, Khan, non ti preoccupare, ne usciamo. Oh, c'è Ragnaros comunque. C'è Ragnaros, volendo. Lo facciamo? Sì, lo facciamo. C'è Ragnaros. Dai, Ragnaros. Lascia così, okay. Lascia così. No, no, non può. Però se prende questa non è male. Vai. Questa. Dai, prendi. La 6-6. Dai. La 6-6. Va abbastanza bene. Che palle. Calma. Oh, mamma mia. Mamma mia. Tutto ok. Non per niente ok. Sì, va bene. Prima oh, poi ma noi quando nasce? Tra poco. 3, 2. Dai. Vabbè, quando nasce fa schifo. Sì, infatti. Che... abbiamo risolto molto. Oh, oh dai. Buono, ti dirò. Okay. Oh. No. Dipende. Dipende da cos'altro fa. Ok, è andata benissimo. È andata benissimo. Siamo benissimo. Aspetta, allora. Questo non è male, perché se muore lui, ora non lo schiantiamo. Certo. Ci nasce e mettiamo di nuovo Ragnaros. Certo, che dici? Certo. Il problema è che questa qui. Vediamo prima questa, vediamo cosa esce. Sì. Il problema è che questa qui è da eliminare. Ma sei un campione! Grande. Ok. Ma sì che ci frega. Dici? Ma sì che ti frega. Dai. Testa. Il cazzo muore. Magari va in testa, sarebbe meglio testa che non... Sì, infatti. No, ce l'hai Marco, ce l'hai. Secondo me la tua sfiga sta venendo... Sei compensata? Bene. Basta? Abbiamo vinto. Mi sono un po' spaventato. No, aspetta, abbiamo vinto niente, perché quello adesso peschiamo e magari esce... Ah, sì. Distruggi tutti i minion, però tu muori. No, fermi. Marco Knecher, non è finita. Sai, ti dico? No, aspetta. Abbiamo vinto. Allora. Becca di questo. Sì. Ok. Te la sei contata male. No, aspetta. No, guarda qua, bro. Ok. Cos'è sta roba? Te l'ho detto. Te la sei contata male. È uscita fuori perché gli hai tolto il pezzo, quindi dalla tomba. Ma non potevo fare altrimenti. E allora. Chi? Oddio, è un gran casino adesso. Questa. Messenger, sì, il lui. Raven, sì, giochiamo il nostro falchetto che ci dà qualcosa di figo. È bellissima. Valletto, dai. Se controlli un segreto ha 3 danni. Abbiamo vinto. Guarda che bello. Ovviamente lo facciamo lui perché... No, ok. Una scherzetta. Marco, lo scherzetto, ti sei tolto la barba, non mi fare queste cose adesso. A proposito, ti hai mandato qualche domanda? Le domande. Bravi, raga. Bro, non mi carica la tua storia. Non è che solo in partita sono spiegato. Virtualmente. Non te ne sei accorto delle allergie, è tutta una roba virtuale continua. Allora, vediamo le reward mentre tu controlli le domande. Che forte. Cosa allora, il girocottero, una delle cose più forti di tutte. Che succede? Mi ha mandato un messaggio? Su WhatsApp, dice. Su WhatsApp. Allora, il girocottero. Aspetta, stanno chiedendo fra quanto smash? Stanno chiedendo fra quanto smash? C'è un po' di... Hai le domande su WhatsApp, leggile. Ah, ok. Sono quelle. Mandate da... Non mi apre niente. Ah, ok. Niente, a posto, sono stupido. Leggevo questo. No, stai tranquillo, va bene così. Ma tutto figurati, no. Ma figurati, però. Allora, ma tu sono buone? Sono ottime. Il girocottero. Questo qua è molto forte. Il girocottero è più forte. Mi prendo questo. Yes. Girocottero. Molto forte. Allora. Va bene. Scusa. La mia mano è andata là. Dimmi tu. No. Dici. Per carità, vai. Non sono mai abbastanza raga. Sono bene così. Andiamo da Bob. Che sta seguendo la... Allora, mentre tu scegli... Io scelgo Bob. Ok, domani. Spiegaci poi cosa hai fatto. Io leggo un attimo le domande. Tra quanto smash? Ragazzi, sia in descrizione giù che nel mio ultimo... di Twitch, che nel mio ultimo post di
penultimo post di Instagram, leggete tutti gli ospiti, tutti gli orari e cosa facciamo con loro. Però per risponderti adesso a questa domanda qua, lui deve controllarlo, non se lo ricorda, quindi giocheremo a Smash dalle 21 alle 22, saremo insieme a, scoprite dopo o se leggete, o leggete. Comunque quel maiale di Simo non legge la chat. Viking Totodillo. Viking Totodillo, Viking cos'è? È la mia emote, è tosta da spiegare. È il Totodillo, è il Totodile di Pokémon. Ok, perché Totodile? Perché a me sta sul cazzo il Totodile. Che vuol dire questa cosa? E quindi praticamente ne ho fatto un'emote perché ho voluto dare... No, perché dare... hai stato sul cazzo? Non mi interessa perché hai fatto l'emote, perché hai stato sul cazzo. Ok, no, mi sta sul cazzo così, a pelle. Non ho un buon motivo perché mi stia sul cazzo. Senta, vediamo Totodile, okay. Che voglio farlo vedere. Guarda, guarda qua. Totodile. Esatto, praticamente ho dato un modo alla mia chat di ribellarsi a me. Mi sta sul cazzo, dai, guarda che faccia che c'ha. Che non... Ok, e poi perché nella sua posa classica, quella un po' così, okay. Gli puoi mettere qualsiasi contesto attorno, e sta bene ovunque. Questa cosa mi sta tipo, sul cazzo. Ah, si mangia. Si mangia, tutto, okay. Sta bene ovunque. Marco streamerai ogni sera. tutte le sere? Marco, neanche io streamo tutte le sere. Streamerò tutte le settimane. È già qua. A parte scherzi, ragazzi, cercheremo di streamare il più possibile, anche perché... il mio montaggio, per quanto estenuante, dei video di YouTube si collega sempre al fatto di avere video o no, quindi se le riprese sono state fatte o no. Ci sono molti tempi morti nella mia vita, rendiamoli vivi grazie a voi. Oh my god, un po' Marco, ma le mot quando e per piacere falle fare ad Azza. Celeste qua? Azza? Penso che ci sia, però magari fuori, magari da qualche parte lì. Sì, sì, sì. Che comunque ragazzi, già le mod, che, cioè, già lo stemma dell'abbonato che avete con la manina, col tatuaggino, se non l'avete capito, l'ha fatto Alessio, quindi sì, siamo in quella strada là. Smart. Siamo contro Glack di Scorpid. Marco, quanto ci mettono i peli facciali a riproporsi? 2 anni. Perché se nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, esistono cose. Passiamo alla sfida di... Nuova. Vabbè, ti dico l'ultima cosa sul Totodillo. Ho voluto dare alla mia chat uno strumento per ribellarsi allo streamer. Quindi loro spammano il Totodillo quando vogliono rompermi le palle. Ok. Quindi il 90% della mia chat è Totodillo. Okay, ed è una cosa che non avevo previsto. E quindi anche nelle altre chat ti dicono Totodillo. Totodillo. Capito? Okay. Quando uno non ti vuole bene. C'è un grossissimo spam di Totodilli. Ecco, vedi? Io li odio. Io li odio, però apprezzo Gianni, voi, quindi va bene. Sei il migliore qua dentro. Solo qua dentro, però, Gianni, non ti casare. E non so se ci hai visto in faccia. Non c'è una gran concorrenza. Unstable, vai. C'è una cosa divertente. Vai. Hai letto cosa fa lui? Certo. Che schifo. Lui, sì. Lui praticamente ti punge. Però, bro, perde un sacco di mana facendo questa cosa, perché fa sempre. Fa schifo, ah, ok, fa schifo nel senso che è brutto. Sì, okay. Sì, è facile da vincere questo. Ah, ok, fantastico. Sì, vediamo, dipende. Perché se peschi quella... Oh. Va quasi bene. Va benissimo. Va bene, dai. Ma poi è di Magic questa carta. L'Opterodax. Sembra un disegno sembra di Magic. Sembra un disegno di Magic. Gioca a tasto, non a Magic. Perché esatto. Magic è un altro gioco di carte, ma non giocare. Allora, Senti, dico. 1 e 2. Ma no, perché abbiamo 3 mana. Io voglio spendere 3 mana. Facciamo così. Mi dà fastidio spenderne 2 su 3, va bene? Vai, facciamo questo. Vai. Uccidiamo questi qua. Dai, giriamo così. Ma sì, ormai è tutto casuale. Vai, vai, dai. Uccidiamo lui? Sì, bravo. No, guarda che non è che... Cervello ce l'ha al posto giusto. Però non abbiamo visto cosa nasce a chi. Guardiamolo subito allora. Dipende. Non benissimo. Beh, almeno nasce prima a noi. Ah, già okay, sto. Quello fa il danno a caso. Ti prego. Che schifo. The Warlocks. No, no, non è. Sì, non li abbiamo, quindi è andata a vuoto. Ok. Secondo me se butto questa. Fai quella, no? Fai questo prima. Ah già. Guarda quanto è bello. Perché di questo di nuovo 4-2-2. Yes. Fortissimo. Grande. Allora, siamo sulla buona strada, ok? Il deck non fa troppo schifo. C'è un bel po' di sì. Cose a caso. Un bel sì. Po' di cose a caso. Lui cosa fa? Però. Ah, cazzo, No, è sul nostro. No. Sì. Anzi, lui.
E cosa ci mette in più? No, non a noi niente, lo fa lui. L'ha data a lui la carta lo stesso. Vabbè, non fai niente. Fai. Che fai? Dai, Ragnaros. No, non puoi. Ah, già sì. Facciamo il panda e. Pazzesco. Facciamo il panda. Sai perché guardo sempre Daniele? Perché Daniele si incazza tantissimo quando qualcuno che sta cocciando in qualsiasi gioco fa una cazzata. Ok. Ti punisce proprio socialmente, non ti parla. Okay. Gli alzo le mani. Okay. Bottiamo lui, però mi fido. No, scherzo. Come di vuoi? Fine. Noi potremmo fare anche il panda e la scimitarra. Okay. Dipende. Che merda. Abbiamo messo tre ombre nel deck. Quando pescheremo queste ombre, ci evocherà quello lì. Uccidiamo lui? Sì, purtroppo. Per colpa di ah, abbiamo un 5-4. Ok. Fare due danni ogni volta non ti facendo. Oh! Viene lui. E lui ci aspetta, no? Ha iniziato a capire che questa run andrà bene per noi e quindi adesso ci aspetta. Infatti. Alla fine della run. Però non lo sa che c'ha un HP, non lo sa che l'abbiamo lasciato a un punto vita. No, anzi, si fa tutto lo sboranimo. Benvenuti! Invece? Allora, girocopter, bro. No, io voglio i danni. Quindi facciamo il panda e l'arma. E gli dai in testa. Hai ragione, hai ragione. In testa. Spacchiamo. Spaccalo. Qua, il prossimo turno abbiamo vinto. Adesso lo faccio. Quindi la cosa il prossimo turno abbiamo cosa? No, okay. Dai. Sto scherzando, il girocottero è fortissimo. Sbra, che forte. Vabbè. No! C'è stato tutto. È uguale. Aspetta. Se non succede niente, se ti fermi basta! Ma poi chi ha colpito? Nessuno? Nessuno, perché sta facendo l'animazione della 4-2 ancora, capito? Che teoricamente ucciderebbe chiunque prende danno. Siamo veramente a posto, bro. 2-6 sulla 1-5 che muore. No, no, no! 2-6 sulla 1-5 muore, fide. Perché? Perché c'è lui. Guarda. Testa, abbiamo vinto. Facile, facile. A posto. Avanti. Avanti. Alessia, mi hanno chiesto in chat sì, se posso farle fare tutte a te le emote. È un casino, però. Sono tante. Sono tante emote. Oh mio Dio, saranno tantissime. 25, però. Quanti sub siamo, regia? Tantissimi. 1089. Ah, 1089 sono. Un po', 1089 sono una ventina e qualcosa. Vabbè, sono piccolini. 26. Ancora più difficile se sono più piccoli. Mi spiace, ma questo è un falso mito. Le emote piccoline sono difficilissime perché devono avere senso in 18 pixel. Sì, 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 è molto bello. Cioè, un quadro, se hai un 50x70 di tela, puoi fare i dettagli, puoi trovare una qualche maniera per renderlo meglio. Metti i brillantini, fai quella cazzata che fanno tutti su Instagram di mettere le foglie d'oro, cazzate. Però 18x18 come cazzo la fai? Devi fare cose cioè, che sono efficaci. Devi far capire che sei tu che urli, però grande così. Esatto. È un casino. Ma mi facciamo con la barba o no? Nelle emote. Beh, sicuramente ne faremo una senza barba con te che piangi. E che fai schifo. Che no, in realtà che rido, ma poi una lacrima sì, di sangue. Sì. Comunque sì. Sicuramente faremo le emote. Io direi facciamole un po' alla volta, così che capiamo anche un po' i meme. I meme, canale, sì. Li sfruttiamo un pochino. Però una cosa è venuta fuori, secondo te, dalle prime ore. Merino barba, sicuramente merino barba. Secondo me ancora le cose devono succedere. Ok, va bene. La cosa dei tattoo già c'è, il fatto dello stem. Sì, sì. Quello è figo. Però se ne andrà dopo la maratona. Oh. Va bene. E vabbè, tranquillo, adesso tornerà, suppongo. Abbiamo schermo. Ok. Teniamo così. Vale. Yeah. Teniamo così. Comunque, quanto era più forte il penultimo boss rispetto all'ultimo? Eh sì, parecchio. Però è anche vero che l'abbiamo facilitato noi pescando quelle magie a caso che gli hanno dato una mano. Quindi dipende. Comunque questa roba qua è ossia una condanna che... Questa è la stanza delle trappole, quella che abbiamo contro. Quindi gioca solo segreti e trappole. Sì. E ogni turno ne gioca una dalla mano poi dal segreto eccetera eccetera. Oh, okay. Noi abbiamo Zerek, lui ha... È schifo. Già. Va bene. E quindi sì, no, quelle le scroll sono sia una condanna che una cosa strapositiva. In realtà in media vai non positivo tu. No. No. Beh. Unstable? Unstable. Roba forte. Roba forte. Beh, ce lo teniamo. Solamente come... No! Ah, vero perché c'è... Non c'è solo Posso chiedere un fazzoletto per il mio naso? No. Secondo me no. Ciao Tilt. Sto dando lo stesso, minchia che lecchini, oh. Come sta la chat? Buona. Grazie mille. Dai, allora, no.
Non fare quello che stai pensando di fare. Facciamo magic. Ok. Sì. Che schifo. Che schifo. Però va bene, dai. Facciamo così. Speriamo nei due danni. Peccato. Perché quello ogni volta diventa più grosso, no? Quindi bisogna toglierlo, teoricamente. Ma non ne metto uno. A posto. In realtà va bene. Fino a che da due va bene. Noi facciamo. Quella che potenzia il nostro potere eroe, sì, e il potere eroe. E siamo sereni. Niente. C'è niente. Ce l'ha ammazzato. Ma non fa niente, perché comunque quella l'ha giocata giusto lo stesso. No, però! Testa, Marco! Non puoi prendere testa, Marco! Scusa. Non ti senti un po' in colpa adesso? No, ma questo tutti i turni adesso, capito? Tutti i turni. Abbiamo perso? No, non abbiamo perso. Facciamo... dipende da quello che peschiamo in realtà, non è che... Faldorei è buona. Allora, facciamo il taunt, bond rate, yes. Andiamo. E basta. Però se lui continua a fare segreti, segreti, e quello gli diventa grosso, grosso, noi serve una rimozione. E quello è il punto. Già. Non abbiamo rimozioni in questo deck. Se non abbiamo perso. Non abbiamo rimozioni in questo deck. Non è vero che abbiamo perso, perché noi abbiamo fatto dei pezzi. Non proprio adesso. Tra poco viene fuori. Secondo me adesso ci andrei in faccia. Vai, vai, qualcosa. Fa schifo quella roba lì. Sai cos'è? C'è anche il segreto del paladino. Quindi potrebbe essere quello che non ci fa attaccare. E quello sarebbe un bel problema. Che schifo, fanno tutte schifo. Fammi pensare, facciamo l'arma sicuramente. L'arma, sì. E poi facciamo Krag. Sì. Anche se non ci ridà praticamente niente di utile. Però è comunque un 4-6, quindi ci sta. La 5-4, togliamo. Se possiamo. Se possiamo. Quella era prevedibile, forse anche i serpenti 1-1. Vedi? È un casino. Sono tanti. Dipende dalle spell, perché quelle spell casuali, come dicevi prima, fanno tanto. Già. Vediamo. Professor Putricida. Aia. 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 Calma, calma. Ok, funziona anche su questo? No. Ok. Dobbiamo pescare qualcosa di utile. Dobbiamo pescare qualcosa di utile. Beh, più utili di questa non ne ho mai viste. Che dici? Dico che attacchiamo la 5-4. Non ci voglio credere. Ok, potere eroe. E vediamo dove va. Non togliamo prima uno di loro con la spada? Rischiamo danni... Ah no, hai ragione, dai, va bene, va bene. Lui. No, in realtà sì, va bene. Perché alla fine per un HP non cambia niente. Dai, facciamo quello. Troppo, in realtà. Noi contavamo. Ma non ci voglio credere. Contro la stanza delle trappole, mai visto. Io non ho mai perso contro la stanza delle trappole. Neanche io. Non hai mai giocato contro la stanza delle trappole. Però le magie casuali nel deck ci hanno ucciso. Cosa devi fare? Se avessi avuto un'altra arma, la cosa brutta è che se avessi avuto un'altra arma, potevamo attivare subito il death rattle del girocottero e sarebbe stato molto figo. Porca miseria, che schifo. Come facciamo? Non lo so. Sono spell a caso, mannaggia. Sono un casino le spell a caso. Un HP. Vuoi riprovare una speed? Vuoi andare... Non abbiamo tempo, amico mio. Fai una cosa. Mi date il padone per le domande, amici? Sì, dai, facciamo il padone delle domande. Ma no, sono dispiaciuto, non batti. Io sono uno competitivo. Io lo lascio a uno. Ok. Chissà nella prossima occasione cosa potrà succedere. Non lo batto, lo lascerò a uno. Ok. Magari rigiochiamo. Dai, le spell a caso. Pure tu prendi le spell a caso, Marco. Bro. Vediamo le domande. Succede qua?
Adesso noi chiediamo la colpa a Marco, però. Quando finisce? Quando finisce, Marco? Domani a luna, ragazzi. La maratona finisce domani a luna di pomeriggio. Domani tutta dritta, lui rimarrà in live tutto il tempo, È pazzo. Finora siamo pimpantini. Fra tre orette accadrà secondo me il peggio. Vabbè, stanotte poi hai comunque buona compagnia, ci sono un sacco di ospiti che chiacchierano tanto, chiacchierano al posto tuo mentre c'è il momento di bassa, perché stanotte arriverà il momento di bassa. Sì, anche perché io ho messo un orribile momento insieme a Gian Andrea in cui ci corichiamo. Cos'è? Cioè ci corichiamo. Non so cosa vuol dire, non capisco la scena. Noi dobbiamo parlare dei nostri segreti. Su, guardando la telecamera che ci inquadra da su. Bellissimo. Il fatto è che dopo due ore così, secondo me alzarmi sarà ora. A che ora l'hai messa sta cosa circa? Tipo dalle 23 all'una. Perché ti sei voluto condannare a morte da solo? Perché secondo me, bro, sei tu l'inizio della sfiga di questa live. Beh, sarebbe assolutamente coerente. È un cazzo di trono. Assolutamente coerente con il personaggio. Abbiamo le domande. Attenzione. Dai, leggi tu. Leggo io. Ma quanto sei bello? Pochissimo ora come ora. No, non è vero, dai. Guarda che... Allora, ascolta. È centrico. Ascolta, no. L'impatto, il primo impatto è... Perché noi siamo abituati male, ok? Il primo impatto è terribile, ma... Sì. L'occhio si abitua. Ok. E inizi a notare altre cose positive del tuo volto. Hai delle bellissime guance, per esempio. Grazie, raga, siete gentilissimi. Non ci meritiamo nessun complimento perché abbiamo fatto schifo, quindi sì, va bene. Sì, grazie, raga. Complimenti alla regia, grazie, raga. Marco, ti voglio bene. 1100 tattoo circa. Saranno più domande a riguardo che tattoo. Ragazzi, ripetiamo, mi farò un tattoo per ogni sub, vediamo se riusciamo ad arrivare a 30.000. 30.000? Lui mantiene sempre le aspettative basse. Puoi abbonarti al canale in maniera totalmente gratuita. Ah no, quello è Stream Elements, scusate. Io prima l'ho fatto veramente comunque. Allora, c'è anche Sabaku dopo, sì, tra l'altro. Sì. Anche Sabaku è un altro che non chiacchiera praticamente mai. Quindi sì, infatti, sta sempre zitto, devo essere molto... Toccherà a me in quel momento. Devo parlare io per lui. Dovrei tenere banco. Sleeping Stream. Mm. Sì, dopo sarà molto... C'è Velvet Room, sì, la Velvet Room c'è, ragazzi. Croix sembra un dinosauro. Che cosa intendi dire? E soprattutto quale dinosauro? È lì. Sì. Però, cosa stanno facendo? Qualcuno gira di te? Ma che cazzo? Uno slip di telecamera. Cosa state facendo? Uno slip di telecamera. Ragazzi, ma le robe in regia sono più fuori di testa della... Basta? Dell'effettiva. Ok. Sembra Olmo di Camera Caffè, non ho idea di chi sia. Raga, dai, domande. Avete 5 minuti per fare delle domande importanti a quest'uomo che ha appena fatto un passo importante nella sua vita. Cioè? Hai deciso di condannarti a morte? Sì, di morire. Sotto praticamente... Il pennarello del tuo tatuatore? Sì. Perché? Soprattutto con questa faccia di cazzo. Lo so, cerco di non fargliela pesare. Era una battuta la sua. Cerco di non farglielo pesare perché magari, capito, più leggero. Ti giuro che mi pesa più questo che quello. Veramente? Sì. Davvero. Anche perché tipo, io ho questo tatuaggio qua. Sì, che è ridicolo, è per una ragazza, no? Però a me non interessa perché sta sempre qua e non lo vedo. Quindi la schiena me la pesa. Ah, quindi la schiena me la pesa. Occhio non vede quello che sì, non sì, assolutamente sì. Noi stiamo cercando di... Scena, quando lui tornerà a casa, avrà tutti questi tatuaggi sulla schiena e dirà: Daniele, mi spargi la vasellina? Perché qualcuno dovrà aiutarti. Per forza. No, io non credo alla vasellina. Vasellina? Io non credo alla vasellina. No. Dolore... Non credi nella vasellina, una vasellina muore. Prima che una persona la piglia nel culo si fa male al cazzo. E quello fa malissimo. No, allora, la cosa è che noi stiamo cercando di convincerlo che non è possibile fare 3.000, perché probabilmente arriveremo almeno a 3.000, 5.000, 6.000 magari, sabato. Ma non, in realtà quelli che arrivano. Come si fa, ragazzi, a fare 3.000 facciamo tatuaggi? Piccoli tatuaggi? Eh. Io l'ho detto prima, ogni 100 di 0,5 mm si rimpicciolisce e io mi farò 3.000 tattoo, non mi interessa. Lo faccio. Va bene. Ma le live sanno. Saranno sempre così? Sì? Le live future saranno sempre così, chiedono? Hanno chiesto loro. Ragazzi, noi abbiamo creato una regia molto particolare nei set casalinghi per le nostre live, quindi ci troverete sempre una qualità top per tanti motivi. Uno, perché ci abbiamo speso tanti soldi, e due perché, essendo che vengo da un mondo molto più registico per quello là di Twitch, quello là di YouTube,
non mi accontenterei mai di telecamera statica e roba così. Lo faccio io. Come fa lui? Come, fa, come in realtà fanno tanti Twitcher, ma non permettermi. Io green screen. E quello è già diverso. Quindi cercheremo sempre di darvi una qualità uguale a quella che state vedendo adesso. Che ci sta. No, cosa vedremo esattamente, ragazzi? Oh, piano, cioè, un attimo, finisce questa maratona. Cosa vedremo esattamente? Vuole sapere già la programmazione? Cosa vedremo esattamente? Quella là sarà una sorpresa, ragazzi. Io finisco la maratona. Io lo so. Farò, tutti lo sanno. Facciamo una settimana di tempo dove prepariamo tutti gli streaming. Il primo streaming sarà io che inizio a fare i tatuaggini sulla schiena. E poi giocheremo, andremo in posti, faremo tante cose. Va bene, va bene. Non lo metti il counter del tempo? Sono 24 ore, dalle 13 alle 13. Sarà mica così difficile. Ah, in realtà, boh, non lo so. Magari alla fine. Ve lo dico io quando finisce. Anche perché ho detto dappertutto, dalle 13 alle 13. L'ho detto dappertutto. Sì, è vero. Però, scusami, pensi di andare avanti anche oltre le 13? Magari, se te la senti? Cioè, se me la sento, sì. Se ti cacciano fuori da qua. No? Ma sai perché, perché non vorrei? Perché, no, in realtà, qua siamo a posto. Perché domenica è chiuso, è il nostro questo posto. Ok, ok. Il fatto è questo, che ho invitato un sacco di amici che purtroppo non posso cagare per tutta la durata della maratona. Okay, capito. Quindi cercherò di stare con loro dopo le ore successive. Ha senso. Mi spiace per il tatuatore. Quanta sensibilità. Comunque penso che pagherò a peso d'oro. Sì, io non sarei dispiaciuto, cioè nel senso, magari è anche un bel progetto. Quando mai gli capita a un tatuatore di fare 4.000 piccoli tatuaggi tutti nello stesso giorno? Ma poi che rappresentano 4.000 persone. Esatto. È fighissimo. È figa anche come idea, non credo che ci sia da dispiacersi. Farei qualche cosa per Instagram? Ragazzi, non parlate vicino al microfono. Farei qualche cosa per Instagram in particolare. Per quanto riguarda Twitch, suppongo di sì. E tutto quello che succederà su Twitch, ragazzi, ovviamente useremo le storie, che sono il metodo più veloce e soprattutto indolore per comunicare qualcosa. Quindi ogni swipe up di Twitch, okay, la metteremo là. Ma dipendentemente dalla grandezza del progetto, ad esempio come questa maratona che l'abbiamo spammata veramente in qualsiasi social, verrà messo anche su Instagram. Esatto, per la schedule abbiate pazienza, ragazzi, finisce la maratona, poi vediamo un attimo. Allora bro, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua, anche perché mi secondo me averti deluso, lo so che abbiamo Abbiamo fatto schifo insieme e poi siamo stati veramente sfigati, cioè in quella di prima le pergamene sono state bravissime con noi e quella però dopo un po' meno. Intanto ringraziamo la Blizzard e ricordiamo che potete scaricare questa avventura, cioè Salvatore di Uldum, gratuitamente, la prima ala, yes, sul Play Store, e avete anche dei pacchi gratis, Anche dei pacchi gratis. Se mettete lo sconto Marco Merino non accade niente, perché non esiste questa roba qua, non c'è. Grazie a Simone per essere venuto. Io penso grazie che giocare è il miglior, giocare però in live, cioè giocare lavorando, è il miglior modo per fare amicizia. È la verità, è la verità, ed è anche il motivo per cui ho iniziato Twitch praticamente. Sì, cioè giocare con qualcun altro, no, serio, davvero, giocare con qualcun altro, perché Hearthstone, che era l'unica cosa che facevo quando ho iniziato a streamare, non aveva la modalità spectate, okay, osservatore. Ah. Quindi io usavo Twitch come la mia modalità spettatore praticamente, okay, fatta in casa. E poi invece è diventata un'altra cosa gigante, ma assolutamente senso, è proprio grandissimo. E non vedo l'ora di scoprire anche quali saranno i miei processi. Vedi? Vabbè ragazzi, noi abbiamo 5 minutini come al solito di pubblicità e pausa, sistemiamo il nuovo set e vi aspetta un nuovo ospite fra un pochino. E che ospite? A dopo!